Era un lunedì dell'angelo, insolitamente affollato nella piccola chiesa di San Martino in Colle a Gubbio, una folla di fedeli ieri mattina ha partecipato alla cerimonia di traslazione della salma della piccola Sara Mariucci, la bimba che all'età di appena 6 anni, nell'agosto del 2006, morì folgorata in uno stabilimento balneare in Calabria durante un momento di gioco, a causa di una scossa elettrica letale prodotta da un'apparecchiatura elettronica. Una vicenda che ebbe anche uno strascico giudiziario per le responsabilità dei proprietari tenuti alla corretta manutenzione del videogioco. Da allora però la storia sventurata di Sara Mariucci è divenuta punto di riferimento per centinaia di fedeli. La salma della piccola, 10 anni dalla scomparsa, è stata trasportata processionalmente dal locale cimitero di San Martino in Colle, luogo d'origine dei suoi nonni paterni, alla locale chiesa parrocchiale, dove si è svolta la celebrazione della messa officiata dal vescovo Monsignor Mario Ceccobelli. Dopo la celebrazione la salma è stata tumulata nella cappella dedicata alla Mamma Morena, adiacente la chiesa stessa sul lato destro, alla venerazione della Madonna, detta Mamma Morena, il cui culto è particolarmente diffuso, soprattutto in Sud America, è legato a un sogno che la piccola Sara rivelò ai genitori pochi giorni prima della tragedia. E il 6 agosto, giorno della morte prematura della piccola, è proprio il giorno in cui viene venerata l'immagine della Madonna Morena. Da allora la tomba della piccola è stata meta di pellegrinaggio di tantissimi fedeli e a tale devozione sarebbero legati anche episodi di straordinarie guarigioni. Alla celebrazione, affollata ogni oltre previsione, con circa 2000 presenti, oltre al presule ugubino era presente anche padre Francesco Ferrari, custode della chiesa della Vittorina e titolare della parrocchia di San Martino in Colle. Oggi Sara Mariucci è sinonimo di fede e di speranza, ha detto Ceccobelli. Perché siamo qui? Perché il Signore ci ha mandato un segnale. In questo mondo avvolto dalle tenebre, che sono le guerre del mondo che non finiscono mai, che sono le violenze, che sono le sopraffazioni, che sono lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che sono tutto questo mondo di violenza che rende l'uomo incapace di capire chi è e dove va e perché vive e dov'è la sua patria e perché c'è al mondo. Ecco, in questa realtà così complessa della vita umana noi abbiamo avuto un segnale, una stella si è accesa. La vicenda di Sara non è che un faro luminoso per illuminare questa fetta di umanità.